Ciao ragazzi, un po' che non ci si vedeva e oggi finalmente nuovo video aggiornamento. Voglio un attimo fare un recap di quelli che sono stati questi mesi di assenza. Capirete anche dopo perché di assenza sono stato abbastanza impegnato e andare un attimo a delineare quelli che saranno i progetti futuri per questo canale e cosa aspettarvi appunto da parte mia, che sicuramente non ho intenzione di lasciar morire questo progetto. Vedo che molte persone mi contattano ogni giorno in privato. Quindi a quanto pare comunque i miei video, quindi voi stanno tornando utili, mi fa molto piacere, era questo un po' l'obiettivo che mi ha fatto aprire il canale e quindi mi fa venire anche voglia di continuare questo progetto e non lasciarlo morire. Allora, sicuramente sono successe molte cose, quindi un video aggiornamento su quello che è accaduto ci stava e ho terminato l'esperienza all'ESSEC, l'esperienza Erasmus. A Parigi l'ultimo mese mi sono trasferito in centro città, finalmente ho vissuto a Parigi come un vero parigino, cosa che non avevo fatto per i primi mesi perché avevo visto il mio video precedente. Praticamente l'ESSEC è una business school famosa in campo internazionale che purtroppo però è in questa cittadina che si chiama Cergy, un po' in periferia di Parigi, a circa 50 minuti di metro. Ho vissuto là in un residence studentesco per i primi 3 mesi. Ho deciso alla fine, dato che comunque sentivo di non sfruttare al massimo il fatto di essere a Parigi, che è una città fantastica, l'ultimo mese di prendere un appartamento con 4 amici, sempre che erano all'ESSEC con me a studiare, e andare un po' a esplorare la città e a viverla come dei veri francesi, diciamo. Ve lo consiglio assolutamente come esperienza, anzi, tornando indietro, forse sarei stato sin dall'inizio a Parigi. E ho riscoperto in Parigi una città davvero bella in cui mi piacerebbe vivere in futuro. L'unica barriera è che per lavorare a Parigi serve il francese, anche se lavorate in multinazionali, quindi la barriera linguistica un po' c'è. Però nonostante questo la lingua francese mi piace, sarei disposto a impararla e perché no, non la escludo. Rispetto a Londra o Milano, devo dire che Parigi come città mi è piaciuta molto di più. Per il clima che c'è, per il mood, è una città più bilanciata tra le stesse opportunità lavorative e di carriera che offrono in realtà come Londra, però a livello di qualità della vita secondo me ha più da offrire. In generale c'è un clima che anche la città chiaramente, cioè, in generale c'è un po' meno dinamismo, parlo di quel dinamismo che può essere logorante a lungo andare. Soprattutto se si lavora in ambiti stressanti come investment banking o consulenza, c'è bisogno il weekend di poter staccare, avere una città che ti fa rilassare anche, no? Che non è sempre frenetica e che va a 200 all'ora. Parigi è in grado, secondo me, di portarti a 200 all'ora, ma anche di farti staccare un attimo, rilassare, godere la vita. Detto questo, i corsi che ho dato all'ESSEC sono questi, ve li metto qui in sovrappressione. Devo dire, sono stato piacevolmente colpito dall'approccio di insegnamento che c'era in questa business school. È stata un'esperienza completamente diversa da quella dell'università italiana. Corsi molto avanzati, quelli di finanza. Mi sono confrontato con studenti magistrali in Italia che studiano finanza, il livello è più o meno secondo anno magistrale, se non più avanzato, sia proprio sul tecnico, ad esempio corsi private equity, LBO modeling, stessa cosa nei financial modeling, subito c'erano investment banker che venivano in classe, managing director a raccontare i deal, le dinamiche che poi cioè, si trovano sul concreto nel lavoro, a spiegare direttamente sui modelli come li fanno le banche di investimento, esercizi proprio pratici. E con aziende reali, assignment di valuation su aziende cioè fatte corrette da ex investment banker e su aziende non finte, tipo quelle dei corsi di accounting che si fanno all'università italiane, ma proprio su aziende reali con database come Bloomberg, Capital IQ. Quindi veramente sembrava quasi un'esperienza on the job e veramente è stato un ottimo campo di addestramento. Lato finance. Per quanto riguarda i corsi di management, ad esempio strategic management, molto più soft, molto meno tecnici, secondo me, dei corsi italiani, che a livello di carico di lavoro più leggeri. Però interessante l'approccio delle business school, tipico, che si chiama case based, è un approccio tipico delle business school americane. Che però chiaramente hanno importato anche in Europa. Invece di leggersi libri a casa, studiare libri e poi avere una lezione frontale dove il professore trasmette delle nozioni agli studenti,
vengono dati dei casi, dei case study da studiarsi per casa con delle domande da preparare oppure dei punti su cui riflettere per poi portare avanti una discussione che può essere anche a team, in classe o comunque individuale, con gli altri studenti, che è moderata dal professore, come se fosse un direttore d'orchestra, che fa semplicemente un lavoro di maieutica, cioè porta gli studenti a ragionare con gli strumenti che già hanno, senza necessariamente trasmettere nuove nozioni. E gli studenti imparano dal confronto l'uno con l'altro, dall'affrontare lo stesso problema da diversi punti di vista. Magari ogni studente, in base alla sua esperienza personale, è in grado di cogliere angoli diversi dello stesso problema. Interessante, però, devo dire che comunque l'approccio italiano dà una base tecnica più solida per quanto riguarda le materie di management, anche forse per le materie di finanza, solamente che l'approccio è più pratico e simile a quello che si trova sul mondo del lavoro, quello che si ha nel business. Quello in Italia si va sul tecnicismo, sulla teoria, forse anche cose che dopo non servono. Invece lato voti devo dire che per quanto riguarda la Francia, la scala è su 20, da 16 in poi è 30. Prendere 19 o 20 o 18 è davvero difficilissimo rispetto a prendere 30 in Italia. 17 è come la stessa difficoltà di prendere un 30 lode, un 30. Però prendere un 16 invece no, cioè è molto più semplice, è come un 27 o un 28, cioè c'è proprio questo gradino tra 16 e poi 17, 18, 19, 20 che si sente tanto, i professori, cioè non ho mai visto un 20 io. E quindi secondo me se avete la media bassa può essere anche una buona occasione per alzarvi la media una volta tornati in Italia con la conversione che è un po' dalla vostra parte. Per quanto riguarda invece il motivo per cui adesso sono a Milano, è che sto lavorando. Sostanzialmente gli ultimi 2 mesi di Erasmus, mentre cercavo casa per muovermi a Parigi, ho cercato anche lavoro, ho fatto application, migliaia di application, migliaia no, però un centinaio l'avrò fatto, veramente è stato un periodo di fuoco, e principalmente M&A, sia investment banking che consulenza. E all'inizio avrò fatto davvero, cioè, 50-60 application a vuoto, poi ho capito che non serviva niente applicare in quel modo, ho capito come muoversi, diciamo, quali erano le regole del gioco, quelle regole non scritte e come davvero cercare lavoro in modo efficace senza mandare CV o caricare CV inutilmente sugli annunci LinkedIn o i siti delle aziende, e ho iniziato a ingranare e a fare un sacco di colloqui. Ho fatto dei colloqui in società di consulenza, in banca anche di investimento a Milano principalmente, e alla fine ho ricevuto più di un'offerta. Non andrò a dire i nomi adesso delle altre aziende da cui ho ricevuto offerte, però posso dire che alla fine ho accettato un posto in PwC, qui, questo è il mio ufficio, questa torre qua, questo grattacielo curvo, io sono circa al 13° piano, veramente un bello ufficio. E di cosa mi occupo? Di deal strategy, sostanzialmente è consulenza strategica, però io sono specializzato sulla practice di M&A, diciamo, non sono solo M&A, sono tutte le operazioni di finanza straordinaria, quindi abbiamo operazioni di IPO, M&A, operazioni con fondi private equity, quindi leverage buyout, abbiamo equity carve out, abbiamo un po' di tutto per quanto riguarda la finanza straordinaria. E noi ci occupiamo del processo di due diligence commerciale, di business plan e della strategia proprio pre-deal di acquisizione. È un approccio più qualitativo rispetto a quello quantitativo del ruolo quantitativo che può avere un advisor finanziario, e comunque lavoriamo a stretto contatto quando sono sui progetti con le banche di investimento, col team stesso di M&A Corporate Finance, di PwC, cioè siamo sullo stesso piano e si lavora insieme. È molto interessante come lavoro, e si vedono diverse industrie, diversi progetti, fino a ne ho fatti 3, e devo dire che è vero che si impara davvero tanto in consulenza, perché sei subito lanciato sul progetto, subito operativo al 100%, la fase di onboarding e allineamento dura davvero poco. Danno subito responsabilità, esposizione al cliente, e soprattutto, cioè, la tua opinione conta sin da subito quando ci sono dei brainstorming con i manager, con i colleghi. Poi vabbè, c'è molto lavoro anche di analisi, chiaramente su PowerPoint, su Excel e poi tanto PowerPoint. Però
Però è un lavoro stimolante, sicuramente 4-5 anni in consulenza strategica me li farei. Investment banking non lo so, perché comunque vedo che qui gli orari sono comunque di sulle 10 ore al giorno, dalle 9 alle 8 di sera, ed è vivibile perché i weekend sono liberi. Però ho un po' quel limite che non so se reggerei investment banking togliendo anche spazio nei weekend e andando fino a mezzanotte, l'una di notte durante la settimana. Mi sto accorgendo che davvero il tempo diventa prezioso quando si lavora al tempo libero. Non lo so, diciamo, consulenza mi trovo bene, quindi mi sa che continuerò per qualche anno. Poi nel lungo termine non mi vedo nei financial services, a me ho sempre avuto come piano quello dell'imprenditoria o private equity al massimo, e però per ora mi sto trovando davvero bene. Poi nel frattempo ho finito anche la laurea triennale, ho caricato la tesi, sto aspettando appunto la proclamazione che dovrebbe arrivare le prossime settimane. Vi farò un video per raccontarvi appunto un recap finale, darvi i miei feedback ex post sulla laurea triennale in economia aziendale, le opportunità che apre. Io adesso sto lavorando perché ho finito la laurea in 2 anni invece che in tre, gli esami, poi con l'Erasmus sono andato 2 anni e mezzo e quindi ho guadagnato del tempo. Ho iniziato a lavorare in anticipo. E quindi, appunto, parlando di prossimi video, volevo fare un video sulle internship, quindi parlare anche un po' dell'esperienza del mio primo tirocinio che ho fatto in M&A la scorsa estate di 3 mesi, e poi un po' più approfonditamente di questo tirocinio qui e di come sto trovando a Milano e anche come città, ma e soprattutto parlare un po' del mio lavoro attuale. E fare un video di recap sulla esperienza triennale, ex post sugli esami, quali mi sono piaciuti di più, quali di meno, cosa cambierei come approccio tornando indietro, quali esami secondo me sono più utili e meno utili sul mondo del lavoro, per chi vuole fare un percorso simile al mio. E poi un terzo video che ho già in mente è quello su diversi progetti personali che ho lanciato durante la mia esperienza universitaria. E che vorrei parlarvene, magari coinvolgervi. Si tratta di 2 associazioni che ho creato e che stanno diciamo, sconfinando i confini di Ca' Foscari e aprendo le porte anche alle altre università di tutta Italia. Quindi sarebbe interessante, appunto, sentire se siete interessati comunque presentarvi questi progetti. Questi sono i video da aspettarvi nel breve, insomma, poi sicuramente man mano che andrò avanti nel mio percorso, in base anche a quello che voi volete sentire da parte mia, scrivetemi appunto nei commenti oppure su LinkedIn o su Instagram come fate sempre, se avete idee o siete curiosi riguardo a qualche tema in particolare, e cercherò di portare contenuti riguardo anche a quello. E detto questo, se siete studenti di economia o comunque vi interessano i miei contenuti, volete supportare questo canale, iscrivetevi e commentate dicendo cosa vorreste vedere in futuro. Con questo è tutto, questo è proprio un video update per farvi sapere che sono vivo e sono a Milano, sto lavorando, ho finito la triennale e volevo condividere con voi un po' un aggiornamento sulla mia situazione. Speriamo di vederci presto e lasciate mi piace se vi è piaciuto il video.